I medici fanno i medici, a prescindere dall'ideologia politica, dal credo religioso, dal censo sociale, noi guardiamo la persona, tutto il resto non ci interessa. Carissimi telespettatori e amici del Medico Risponde, rieccoci con un nuovo appuntamento. Oggi parliamo, così sono stati definiti, i due piaceri della vita. Adesso andiamo a scoprire di cosa con il medico Corrado Di Stefano, endocrinologo e perfezionato in clinica e in sessuologia clinica. Dottore, grazie per essere qui con noi e incominciamo subito a parlare e a dire ai nostri telespettatori cosa si intende per sessuologia clinica. E come diceva la stessa sessuologia, si intende sesso, sessologia clinica, perché la sessologia ha due, chi si occupa di sessologia ha una derivazione duplice, una derivazione medica e quindi la sessologia clinica, invece una derivazione psicologica e allora si parla di sessologia, di psicosessologia, sessologia di origine che si occupa i psicologi e i sociologi con formazione specifica in sessologia. Invece la sessologia clinica di cui io mi occupo è di derivazione endocrinologica. Sono dei medici specialisti in endocrinologia o anche in ginecologia. E io come endocrinologo mi occupo prevalentemente del versante maschile, della salute sessuale, ma ovviamente è ovvio che se sta bene il maschio di norma, ovviamente sta bene anche la donna. Quindi spesso la consulenza è di coppia. Ma chi viene da me fondamentalmente è l'uomo che si occupa, perché la donna si rivolge al ginecologo, l'uomo si rivolge all'andrologo e quindi al sessuologo. Dottore Di Stefano, facciamo una piccola parentesi biografica, dato quanto tempo lei fa parte del mondo della medicina. Beh, io ormai sono considerato già un anziano della medicina, io sono laureato nel 1981, siamo nel 2012, insomma più di 30 anni che sono laureato, sono specialista in endocrinologia dal 1984 e dal 96, credo 97, sono perfezionato in sessologia clinica. Oggigiorno, quali sono i disturbi sessuali della nostra società? I disturbi sessuali nella società ci sono sempre stati, cioè non è qualcosa che si è manifestato solo in questo momento, però oggi. Ma nel senso mutano con gli anni e con le epoche? Mutano con gli anni e con l'epoca. Adesso c'è una maggiore attenzione ai problemi sessuali. Il problema della disfunzione erettile, che è quello più comune, e c'è sempre stato nella storia, sempre noi, se andiamo a vedere la storia della medicina o della leggenda, se si è andato a cercare sostanze afrodisiache, il triturato del rinoceronte, del corno del rinoceronte, per dire le cose più strane che nella storia si sono sempre fatte. Agli stregoni si rivolgevano per risolvere i problemi sessuali. Invece quelli che adesso sono un po', diciamo, nuovi, che emergono, sono i problemi, i disturbi sessuali più. Non proprio della disfunzione erettile, ma il più comune nell'uomo è l'eiaculazione precoce. Magari l'eiaculazione precoce fino a 40 anni fa gli uomini non la consideravano una patologia, non patologia, perché di fatto per l'uomo andava tutto bene, quindi non aveva molta importanza l'interesse per la soddisfazione sessuale dalla partner. Invece adesso c'è questa maggiore, ovviamente questa maggiore richiesta di salute sessuale, quindi se vogliamo dire una patologia in medicina negli ultimi anni, penso che forse possiamo rivolgerci all'eiaculazione precoce. Come prevede il nostro taglio televisivo, adesso è arrivato il momento di dare la linea all'esterno e quindi chiamiamo in causa il nostro Buffa. Signora, per una dieta equilibrata, cosa non deve mancare durante una giornata per una dieta equilibrata? Che abbiamo un dietologo in studio. Frutta e verdura, penso, lo dicono tutti, lo dico anch'io. E poi altro? Ma io questo mangio e pasta e pane, basta. Questo. Le chiedo scusa, per una dieta equilibrata, cosa bisogna mangiare durante un giorno? Una dieta. Per essere perfetto, equilibrato. Lattuga. Non è che può campare solo di lattuga. Lattuga, poi c'è un po' di carne bianca.
È sempre, di condanna sempre lattuga. Nel suo caso, lei che ha un fisico cosciutto, cosa mangia durante il giorno? Questo. Lattuga e carne? Carne bianca, carne rossa niente. Ok, e pasta? Un po' di pasta pure. Grazie. Niente. Per una dieta equilibrata, cosa bisogna mangiare durante il giorno? Durante il giorno, di mattina, mangiare leggero e soprattutto tanta verdura e tanta acqua. Questa è cosa importante. Poi è un periodo dove mangiamo tanto. Dopo le feste abbiamo fatto una gran mambassa di mangiare. Quindi per il momento cerchiamo di far dieta a tutti quanti. Grazie al nostro Buff e ai suoi amici che in realtà hanno raccontato ciò che assumono durante la giornata, ma andiamo un po' nel particolare, scendiamo su quello che è la questione, il nocciolo di quello che è l'argomentazione di oggi. Ma per una dieta equilibrata cosa non deve mancare durante una giornata? Abbiamo sentito i nostri cittadini che hanno delle idee un po' confuse su quella è la giusta alimentazione. Purtroppo si sentono dire tante cose, ognuna sempre al posto dell'altra. Una dieta equilibrata ormai è risaputo ed è fra l'altro è stato stabilito essere patrimonio dell'umanità, è la dieta mediterranea. Noi abbiamo la fortuna di avere l'isola del sole, la nostra Sicilia, che siamo al centro del Mediterraneo. Quindi una dieta equilibrata deve ritornare alle origini della nostra dieta. Quindi fondamentalmente cosa intendo dire? Che la nostra dieta deve essere fondata su pane, pasta, frutta e verdura. Questi sono gli alimenti più importanti che non debbono mancare nella nostra dieta. In una dieta giornaliera occorre inserire almeno 4-5 porzioni di frutta. Quindi una colazione, metà spuntino, pranzo, spuntino, cena. Almeno 2 abbondanti porzioni di verdura, di tutti i tipi, di tutti i generi, e due, tre porzioni di carboidrati, mangiando in alternativa, perché carboidrati si intende il gruppo del pane, della pasta e delle patate. Se uno vuole stare bene in salute, non vuole ingrassare, se si mangia un piatto di pasta non deve mangiare anche il pane o le patate. E poi invece per quanto riguarda il secondo piatto, quello che noi chiamiamo secondo piatto, per avere una nozione corretta, tornando alla nostra origine, è bene che sia prevalentemente a base di pesce da noi e lasciare invece la carne, la carne bianca, la carne rossa in subordine e mangiare molte, sostituire quindi i secondi con dei legumi. E tenere, diciamo. Scusi dottore, ma i legumi non sono considerati come primo? I legumi è un alimento completo, perché se lei mette i legumi insieme alla pasta, fa un primo e un secondo. I nostri piatti antichi, pasta e fagioli, riso e piselli, l'unione di queste pietanze mette insieme i carboidrati con il secondo piatto. Riesce a fare un piatto completo che sostituisce il primo e il secondo. I legumi hanno per il contenuto proteico sono più vicini ai secondi piatti, per il contenuto invece di carboidrati sono vicini al primo piatto, quindi hanno questo alimento completo. Invece quelli che dobbiamo mangiare con parsimonia, quindi come in piccole dosi, sono la grande famiglia degli salumi insaccati e formaggi. Per mantenersi bene in salute e tenere le nostre arterie pulite, e per tornare al discorso che facevamo prima, anche per fare bene anche alla nostra sessualità, e il formaggio, i salumi insaccati hanno un'attività aterogena, quindi significa fanno aumentare il rischio dell'aterosclerosi e quindi delle patologie cardiovascolari. Invece frutta e verdura al contrario hanno un'attività antiaterogena e puliscono le arterie e quindi ci proteggono dalle malattie cardiache. Quindi il nesso tra ghiandole e sessualità in cosa consiste? Beh, è molto intimo il nesso tra ghiandole e sessualità. Tenga presente che le ghiandole, anche le gonadi, per un termine diciamo non di genere, mentre la gonade maschile e la gonade femminile sono il testicolo per l'uomo e l'ovario della donna, è la sede dove vengono prodotti gli ormoni sessuali. E quindi gli ormoni, gli estrogeni e progesterone nella donna sono ormoni dell'estro e il testosterone nell'uomo, che sono assolutamente importanti per la nostra salute sessuale. Da cosa dipende un buon funzionamento delle ghiandole? Un buon funzionamento delle ghiandole dipende dallo stato di salute generale, questo è ovvio, perché innanzitutto bisogna stare bene in salute per avere conservare bene le ghiandole. E poi c'è un'altra ghiandola di cui non abbiamo parlato fino adesso, che è la tiroide.
la quale sta bene in salute se ha un apporto di iodio adeguato. Quindi, per esempio, per stare bene, mantenere in salute la carotide ed evitare che possa ammalarsi, uno dei consigli che possiamo dare è quello di utilizzare un apporto maggiore di iodio nella dieta, che è facilmente perseguibile questo obiettivo. Basta utilizzare il sale iodato, e c'è il sale con l'aggiunta di iodio, che è in vendita in tutti i comuni supermercati, non è un prodotto farmaceutico, ma è un prodotto dietetico, e quindi si può acquistare ovunque in maniera semplice. Ascoltiamo adesso dal microfono di Buffa quale altra domanda giunge qui in studio. C'è il dottore Di Stefano in studio, vuole fare una domanda? Sì, io volevo sapere se con la perdita di peso comporta, cioè volevo sapere se sono problemi ormonali riguardo, se dipende da una cura ormonale oppure... Senza fare la dieta? Sì, senza fare dieta, una perdita così, se comporta una perdita, cioè è dovuta a un problema ormonale. Grazie. Oppure... Okay. Grazie dottore Di Stefano. Beh, il quesito posto dal nostro telespettatore è un quesito molto importante. Sì, è vero, può essere sicuramente un problema ormonale, può essere un problema dovuto, facciamo riferimento alla tiroide, può essere dovuto alla tiroide, che in caso di ipertiroidismo ci può essere un dimagrimento, può essere dovuto anche alle ghiandole surrenali, una malattia surrenalica, o anche può essere un inizio di diabete non compensato. Ma un dimagrimento senza una causa, cioè un dimagrimento spontaneo non voluto dal paziente, è sempre un sintomo pericoloso, un sintomo da attenzionare e da porre all'attenzione del proprio medico di famiglia, perché non abbiamo parlato di ghiandole, quindi uno dei motivi può essere le ghiandole, però un dimagrimento può sottendere anche a patologie più serie e più gravi che vale la pena scoprire, e a volte anche senza innescare paure o tensioni, a volte anche dei tumori. Possono tumori allo stomaco, al colon, possono provocare dei dimagrimenti, anche malattie di cuore possono portare una perdita di peso. Quindi una perdita di peso va sempre attenzionata, monitorata, studiata e capita. Cioè, bisogna vedere perché c'è una perdita di peso. Una delle forme più comuni a volte sono le semplici forme di depressione, di ansia, che portano il paziente magari a perdere il piacere delle cose alla vita, fra cui perdere il piacere al cibo, e quindi magari non si rende conto che mangia meno e dimagrisce per questo motivo. Dottore Di Stefano, tra i disturbi alimentari, qual è quello più preoccupante, cioè quello che desta più problemi? Quello più preoccupante, per i disturbi alimentari si intende la grande famiglia delle bulimia e anoressia. Sono entrambi brutti, ma sicuramente quello più preoccupante è la anoressia, sia perché colpisce molti soggetti giovani, ed è perché è una patologia gravata anche da mortalità. Quindi bisogna, quando si ha un problema di anoressia, bisogna essere molto attenti, non bisogna sottovalutarlo, bisogna rivolgersi a persone competenti che possono affrontare il problema e hanno l'esperienza per poterlo affrontare. L'anoressia è veramente un problema, perché oggi si vive di miti, e magari le nostre ragazze, anche se adesso si colpisce anche i trentenni, i quarantenni o anche i maschi, si mimetizzano le top model, le ragazze che sfilano in passerella, che sono tutte in effetti sottopeso. Noi per valutare lo stato di nutrizione di una persona c'è un indice molto semplice che si chiama Body Mass Index o BMI, è un numero facilissimo da ottenere, perché non è altro che il rapporto fra il peso e l'altezza elevato al quadrato. Se questo valore normalmente va da 18 a 24, se siamo sotto 15, sotto 16, siamo in uno stato di magrezza che è pericoloso proprio per la salute. Addirittura in Spagna è stata fatta anche una legge per cui si impedisce ai soggetti che hanno un BMI sotto 15 di sfilare in pedana, proprio per evitare quell'emulazione che porta le ragazzine a non mangiare per diventare sottopeso. Allora, abbiamo iniziato la nostra puntata dicendo che parlavamo dei due piaceri dell'uomo, ma quindi vediamo adesso come l'uno influenza l'altro, e quindi l'alimentazione influisce su una regolare sessualità? Ma non c'è dubbio, chiaramente sì, sono assolutamente, anche se sembrano due cose opposte, sono considerate i piaceri della vita. I piaceri della vita non è che sono, noi ce l'abbiamo, il piacere è qualcosa che facciamo a livello conscio. Se ci riflettiamo bene, non è altro che il cibo e il sesso, non sono altro che dei fattori che servono per
per conservare la nostra vita. Noi dobbiamo mangiare per conservare noi stessi, perché se non mangiamo dopo un po' possiamo morire. Quindi abbiamo bisogno, la fame, l'appetito, non è altro che la forma naturale che ci porta ad alimentarci e quindi a sostenerci. Ed è piacevole proprio perché l'uomo viene spinto all'alimentazione. La seconda è l'attività sessuale. L'attività sessuale è un altro stimolo, un altro istinto primordiale che abbiamo nel nostro cervello, perché serve per conservare la nostra specie. Alla fin fine il desiderio sessuale, il desiderio di accoppiamento, la voglia sessuale non è altro che qualcosa che serve per far sì di procreare, di lasciare i nostri eredi. Fra l'altro potrei aggiungere anche qualcos'altro su questa correlazione fra cibo e sesso. Noi abbiamo nel nostro cervello degli ormoni che sono gli ormoni del benessere, che si chiamano endorfine. Le endorfine sono liberate dal cervello da tre fattori di stimolo, di cui il primo è proprio il cibo. Quando si ha, dopo che si ha un pasto bello, abbondante, in bella compagnia, quella sensazione di benessere che c'è nel cervello è dovuta alle endorfine che si liberano nel cervello. La stessa cosa succede con l'attività sessuale. Dopo, avendo una vita sessuale sana, nel cervello si liberano le endorfine che ci fanno stare bene. Attenzione, non mi riferisco al piacere orgasmico istantaneo, quello è un'altra cosa. Invece le endorfine si liberano per se avere una vita continuamente con un'attività sessuale, con un'intesa col proprio partner. Quindi, a maggior ragione, quando si sta a dieta, ecco perché sono correlate le cose, quando si sta a dieta magari si vengono a perdere le endorfine del cibo e quindi magari bisogna fare un po' più attività sessuale per controbilanciare le endorfine che si prendono con la dieta. E poi per concludere, per chiudere il trittico dei fattori di stimolo delle endorfine, non dobbiamo dimenticare l'attività fisica. Una buona attività fisica, dopo che si fa, ognuno sceglie la sua, chi va a correre, chi va in bicicletta, chi fa la partita di calcetto, dopo si fa la doccia, torna a casa, ha quella sensazione di stare bene fisicamente che è dovuta alle endorfine che si liberano nel cervello. Quindi noi per stare bene dobbiamo alternare questi cibo, sesso e sport. È arrivato il momento di dare la linea all'esterno per un terzo ed ultimo collegamento appunto con l'utenza esterna. Abbiamo il dottore Di Stefano in studio, lei vuole fare una domanda? Sì, come no. Vorrei sapere come si produce il liquido seminale. Perfetto, allora, da cosa è determinata la produzione del liquido seminale? Grazie, dottore Di Stefano, risponde a questa domanda di questo giorno. Di quanti anni ha lei? Io ho 27 anni. Perfetto, ok, grazie, arrivederci. Grazie alla partecipazione di BUF per questa puntata e grazie anche ai nostri utenti che hanno posto al dottor Corrado Di Stefano le domande appunto al quale il nostro dottore deve rispondere. Quest'ultima è un po' lunghetta, ma alla fine penso che si arriva al nocciolo dicendo da cosa è determinata la produzione di liquido seminale. La produzione di liquido seminale si ha nell'uomo nei testicoli ed è determinata dagli ormoni che vengono prodotti dall'ipofisi, che è la ghiandola principale, l'ormone che producono delle sostanze che si chiamano gonadotropine, che stimolano i testicoli a produrre il liquido seminale. Poi questo liquido seminale deve essere poi prodotto nei testicoli e poi deve essere immagazzinato nelle vescichette seminali e nella prostata e poi viene emesso durante l'eiaculazione. L'uomo rispetto alla donna ha la fortuna di produrre liquido seminale per tutta la vita, mentre la donna nasce con un numero predeterminato di ovuli dalla pubertà fino alla menopausa, mese per mese vengono consumati, poi dopo la menopausa una donna non può più avere gravidanza perché finisce il suo patrimonio di ovuli, invece l'uomo ha la capacità di produrre spermatozoi sempre. Quindi un uomo può diventare papà anche oltre i 70 anni perché produce sempre spermatozoi. Uno dei danni che può avere la produzione di liquido seminale, per esempio, è il varicocele, che è la patologia più comune dei giovani, che sono una sorta di emoloidi del testicolo, che aumentando la temperatura corporea del testicolo potrebbero danneggiare i testicoli e quindi ridurre la quantità di spermatozoi prodotti dal testicolo stesso. Abbiamo parlato come questi modelli fisici colpiscono soltanto le donne con disturbi alimentari, ma anche forse scolpire il corpo di un uomo attraverso tecniche un po' azzardose, tipo l'assunzione di anabolizzanti e così via. Cosa può causare?
Mi fa piacere che mi fa questa domanda, perché veramente sempre più spesso vediamo dei giovani che vengono nei nostri studi accusando disturbi sessuali, accusando problemi di desiderio sessuale, problemi di disfunzione erettile, proprio perché hanno fatto uso di anabolizzanti. Gli anabolizzanti sono delle sostanze ormonali ad attività androgenica, quindi che determinano un'iperattività dell'ormone maschile, che determinano un aumento della massa muscolare, quindi hanno un effetto sulla massa muscolare, quindi aumentano l'apparenza di questi muscoli, però determinano una notevole limitazione della produzione delle gonadotropine a cui facevo riferimento prima, quindi inibisce la produzione delle sostanze che stimolano i testicoli, quindi poi alla sospensione dell'anabolizzante ci può essere una perdita, un ipogonadismo, significa una mancata funzionalità dei testicoli, che a volte è reversibile, ma a volte purtroppo non torna più indietro e facendo dei danni notevoli al nostro corpo. Studi scientifici affermano che il sesso è un vero e proprio elisir di lunga vita. Sono stati individuati ben 12 motivi per cui sarebbe opportuno praticare una costante attività sessuale, come ad esempio combattere il raffreddore e l'influenza, aiutare a bruciare calorie, diminuire il rischio di malattie cardiache, aiuta inoltre a regolare gli ormoni, aiuta a curare il mal di testa e a far diminuire il dolore fisico, riduce lo stress e abbassa la pressione sanguigna, riduce il rischio di cancro alla prostata, riduce il rischio di cancro al seno, migliora l'autostima e il buon umore, previene la preeclampsia, sviluppa il senso dello fatto e aumenta il controllo della vescica. Vuole aggiungere qualche altro motivo? Beh, ma sono tutti questi elenco è veramente esaustivo, ci sono molte cose che sono molte vere, qualcuno un po' romanzato, riduce un po' il raffreddore dell'influenza. Però voglio dire, tutto quello che lei ha elencato sono cose assolutamente vere, perché l'attività sessuale migliore, così come per fare sesso bisogna essere in salute, alla stessa maniera per fare una buona vita sessuale si ha dei miglioramenti sullo stato di salute del nostro organismo. Magari se fosse stata una trasmissione del nostro Buffa, potevamo chiudere con una famosissima canzone di Raffaella Carrà, Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, ma noi, poiché la nostra trasmissione ha un taglio un po' più formale, diciamo semplicemente ai nostri telespettatori quindi di praticare una regolare e costante attività fisica, anche sessuale, perché non fa altro che far bene alla salute. Sicuramente. Grazie al dottor Corrado Di Stefano, endocrinologo e specialista perfezionato in sessuologia clinica, e grazie anche a voi che ci avete ascoltato sempre con tanta attenzione. Alle prossime puntate.